La capitale è allo stremo, Roma non può accogliere tutti. Parola del sindaco Ignazio Marino. Siamo andati in due luoghi simbolo dove integrazione e ordine pubblico rimangono un'utopia. Siamo in via Curtatone in centro, qui c'è un intero edificio occupato da profughi, da richiedenti asilo. Noi siamo rifugiati occupati. No. Non puoi entrare, se non puoi entrare non puoi entrare. Noi siamo in occupazione, sapete bene che da 2 anni che siamo qua. L'occupazione non fanno gli italiani? Neanche gli italiani possono occupare. No, ci hanno guidato anche gli italiani, non siamo entrati noi per forza. Siamo 400 persone, siamo fermi lì, non è continuato niente. Siete in 400 sì. qua? E voi volete restare qua? Sì, ancora. Ci sono tanti cittadini romani che dicono che questa situazione è una situazione problematica, che crea una condizione di insicurezza. Per favore, uscite fuori. La verità non è che si trova qua dentro, la verità si trova sulla strada. Sono molti gente che vivono in mezza strada. Vediamo una condizione abbastanza preoccupante, insomma, di persone presenti e non sappiamo bene, adesso non è per essere razzisti, però non sappiamo bene che cosa fanno. Loro girano qui, sporcano, ci sono le cose stese fuori. Persone sdraiate per terra, intorno all'edificio, anzi qualcuno anche con i materassi. Io sono dell'idea di aiutare sì, ma anche aiutare anche il nostro popolo. Siamo riusciti ad entrare con le telecamere al centro Baobab, quello che viene chiamato il ghetto di Roma. Dovrebbe essere un centro di accoglienza e invece è autogestito direttamente dai migranti, senza nessun controllo. Sono circa 400, la struttura però potrebbe ospitarne al massimo 250. Mettono direttamente all'esterno a dormire.